Ci siamo accordati ieri sull'opportunità di non parlare genericamente del libro, anche perché per me questo sarebbe davvero mortale, ma vedere come il tema della crisi si pone oggi. Allora, tenete conto che il libro è uscito nel 2014, che significa che è stato pensato e scritto tra il 2012 e il 2013. Da allora noi non solo non abbiamo avuto la chiusura della crisi, ma abbiamo avuto una successione di altre crisi. Anzi, per certi versi, sia l'evenienza sia la retorica della crisi è diventata negli ultimi anni ancora più assillante di quanto non fosse allora. Pensiamo soltanto agli ultimi 2 o 3 anni. Noi abbiamo avuto, fino all'anno scorso, fino a pochi mesi fa, in altre parole, la grande crisi del debito che ha ruotato attorno al salvataggio della Grecia, e che dal salvataggio della Grecia ha chiamato in causa anche il grado di coesione dell'Unione Europea. Subito dopo, nei mesi centrali di quest'anno, l'Italia in realtà la subiva già da prima, ma altri paesi più importanti di noi hanno cominciato a subirla quest'anno, abbiamo avuto la grande crisi migratoria. E naturalmente da alcune settimane a questa parte abbiamo la crisi innescata, se così si può dire, ma questo è il nostro modo di raccontare gli eventi, innescata agli attentati di Parigi di qualche settimana fa. Quindi noi siamo passati da una crisi del debito a una crisi migratoria a una crisi terroristica, 3 crisi totalmente diverse, ma 3 crisi che hanno in comune per l'appunto il fatto di essere state rappresentate come crisi. Allora, questo ci dice già una cosa che è importante, che in realtà era già in quel libro, ma che non è affatto originale di quel libro, è qualcosa che è stato scritto in realtà da diversi decenni, ma soprattutto negli ultimi decenni da molti studiosi, e cioè il fatto che la crisi sta diventando una condizione permanente, il che per molti versi costituisce un ossimoro, perché la crisi dovrebbe essere tutto l'opposto di una condizione permanente. Anzi, perché noi possiamo avere una nozione di che cosa sia una crisi, dobbiamo avere una nozione di che cosa non è una crisi. La crisi si oppone allo stato normale. Se noi non abbiamo una chiara idea di che cosa sia una condizione normale, la nostra idea di crisi a propria volta diventa un'idea evanescente, che è precisamente la condizione nella quale ci troviamo. Dire che la crisi è una condizione permanente significa contemporaneamente dire anche un'altra cosa, perché la crisi ha una trascrizione molto precisa nell'ordinamento politico-giuridico, sia interno che internazionale. Se la crisi è una condizione permanente, allora anche lo stato di eccezione diventa una condizione permanente. Noi viviamo in una sorta di stato di eccezione che si è trasformato in normalità e che naturalmente fa a pezzi qualunque nozione chiara, e chiara intendo una nozione sulla quale possiamo contare concretamente come esseri umani, non come studiosi o come studenti. Qualunque nozione chiara di che cosa sia una condizione di routine, anche dal punto di vista costituzionale. Allora qui cominciamo, e cominciamo, come credo che sia giusto, dalla nozione di crisi, o più precisamente dalla retorica della crisi. Che cosa hanno in comune la crisi del debito, la crisi migratoria e oggi è la crisi terroristica? Apro una parentesi. Chi 10 anni fa aveva pensato che la retorica della guerra globale al terrore fosse un fatto idiosincratico legato alla personalità del presidente americano George Bush, ascoltando il presidente francese Hollande, credo che si debba ricredere. I 2 linguaggi sono perfettamente speculari. E la prima cosa che ha detto Hollande è stata la prima cosa che aveva già detto George Bush, e cioè questo attentato è una dichiarazione di guerra. Diremo tra poco, forse avremo l'occasione di dirlo, che è una espressione teoricamente e storicamente imprudente. Ma quello che importa è che è un'espressione che ricorda. Allora, che cosa hanno in comune dal punto di vista retorico le crisi che si sono succedute? E che cosa abbiamo detto della crisi del debito, che cosa abbiamo detto della crisi migratoria e che cosa, a maggior ragione, diciamo oggi della crisi terroristica?
Ma la prima cosa è naturalmente la più importante, quello che dovrebbe fare di una crisi una crisi. E cioè in tutte queste occasioni si è detto sono in gioco dei valori fondamentali. La crisi non mette in gioco un problema. La crisi mette in gioco un problema che viene avvertito come centrale. La crisi non ci espone al rischio di perdere qualcosa. La crisi ci espone al rischio di perdere qualche cosa che noi avvertiamo come fondamentale. Per noi, per il nostro gruppo, o per i più presuntuosi, per l'umanità. Nel caso del debito la cosa fondamentale era la sovranità. Ricorderete anche il linguaggio pubblico, per esempio, del governo italiano, il linguaggio impiegato sia dal governo Monti sia dal governo Letta, quindi sia da un governo tecnico sia da un governo politico, sia Monti sia Letta, per fare approvare la propria legge finanziaria, usarono esattamente lo stesso argomento: o approvate questa legge o la prossima legge finanziaria sarà scritta a Bruxelles. Che significa? O approviamo questa cosa o perdiamo la nostra sovranità. La crisi migratoria chiama in causa altri valori fondamentali, tanto per cominciare il benessere sociale della popolazione, la possibilità di una convivenza ordinata, il rischio che nel caso di una rottura del patto sociale emergano gruppi o movimenti xenofobi, nazionalisti o razzisti. Queste sono le cose che sono state immediatamente messe nel dibattito politico per sottolineare la gravità della crisi. Beh, nel caso del terrorismo è ancora più semplice. Il terrorismo mette in questione, o così si dice, mette in questione le nostre vite, mette in questione la nostra pace, cioè la nostra possibilità, perché questo è il modo in cui in realtà viene connotata oggi la pace davanti al pubblico europeo, la nostra possibilità di godere in senso proprio della pace. Allora questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la pressione temporale. Ricorderete, avendo già letto il libro, che la crisi ha una precisa connotazione temporale. Quando noi ci sentiamo in crisi, non intendiamo puramente e semplicemente che vediamo che qualche cosa di fondamentale per noi è in gioco. La crisi consiste nel fatto che questa cosa che è in gioco ci richiede di muoverci subito. Nella crisi c'è una forte pressione temporale, non abbiamo tutto il tempo che vorremmo, il tempo stringe, non possiamo perdere tempo, perché perdendo tempo rischiamo di perdere tutto. Questo è il senso della crisi. Era il senso di urgenza della retorica di tutti i governi europei, a cominciare, perché no, da quello italiano nel caso della crisi del debito. È il senso di urgenza quasi drammatico, lo ricorderete forse ancora, spero di sì, delle giornate greche nelle quali il Parlamento si riuniva con davanti una folla che assisteva o che aspettava la decisione per cercare di uscire dalla trappola. E naturalmente questo è anche quello che diciamo in questi giorni. Dobbiamo reagire subito. È la prima cosa che dice il governo francese e la prima cosa che il governo francese chiede a tutti gli altri. Non abbiamo tempo, non possiamo tirare a pelle lunghe. La minaccia è immediata e la risposta deve essere immediata. Se non risponderemo subito, perderemo. Questa è la retorica. E poi, come ricorderete anche in questo caso, c'è un rapporto paradossale in questo caso, cioè nel caso della crisi, tra la dimensione temporale e la dimensione spaziale. Perché dal punto di vista temporale la crisi allude a una cesura e a una chiusura dei tempi.
nella crisi il tempo non si dispiega più come in condizione normale, ma si raggruma. Ecco, dal punto di vista spaziale è esattamente l'opposto. Dal punto di vista spaziale, l'ordinamento politico giuridico investito da una crisi non parla più di contrazione dei tempi, ma parla di contaminazioni spaziali. La crisi si allarga. Pensate a un'espressione: la stessa espressione che è stata impiegata in modo incessante all'epoca della crisi del debito, all'epoca della crisi migratoria e oggi è di fronte alla minaccia terroristica, è la parola contagio. Ecco, la parola contagio ha precisamente a che fare con questo sfondamento dei confini. È in gioco qualcosa di fondamentale, dobbiamo fare qualcosa subito. Se non faremo qualche cosa subito, la crisi si propagherà. Non ci sarà più solo la Grecia, la crisi del debito, non ci sarà più soltanto l'Ungheria, la crisi migratoria, non ci sarà più soltanto la Francia, la crisi terroristica. La crisi ha una sorta di vocazione alla contaminazione. E poi da qui arriva l'insieme delle risposte. Vi dicevo che la crisi ha un rapporto simbiotico con l'eccezione. La trascrizione della crisi in ordinamento politico-giuridico è sia dal punto di vista interno sia dal punto di vista internazionale lo stato d'eccezione. Ecco, ogni volta che noi chiamiamo una crisi, ogni volta che noi chiamiamo qualche cosa crisi, noi non soltanto invochiamo, ma nello stesso momento legittimiamo l'adozione di misure di emergenza. Dato che la crisi chiama in causa cose fondamentali e dato che nella crisi non c'è tempo, non è possibile affrontare la crisi con gli strumenti ordinari. E questa fu la legittimazione del governo dei tecnici, non soltanto in Italia, anche in altri paesi. I tecnici sono gli specialisti dell'eccezione. Questo è stata la ragione per la quale non soltanto l'Ungheria, ma non casualmente subito dopo l'Ungheria anche tutti gli altri, senza tutte le polemiche dell'Ungheria, di fronte alla crisi migratoria hanno eretto muri. E questa è la ragione per la quale è stata sostanzialmente sospesa Schengen. E con le regole ordinarie non possiamo affrontare questa crisi. E questa è naturalmente la ragione, da che mondo è mondo, e lo sarà anche nelle prossime settimane, delle misure eccezionali che saranno prese e che si stanno già prendendo contro il terrorismo. Se è necessario difendere un valore essenziale e se questo valore essenziale è minacciato oggi, subito, e non abbiamo tempo per affrontarlo con misure ordinarie, dobbiamo fare qualcosa di straordinario. È quello che gli Stati Uniti fanno dopo l'11 settembre, il Patriot Act. Quello che la Francia ha già deciso di fare dopo gli attentati di Parigi, ed è quello che può darsi che anche altri paesi, anzi diamo pure per scontato che altri paesi faranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per affrontare questa crisi che viene rappresentata oltretutto come ancora più grave delle precedenti. Allora, dentro questo slittamento verso l'eccezionalità c'è qualcosa che riguarda anche voi, riguarda anche noi, riguarda il dibattito pubblico, riguarda anche la qualità, perché no, della riflessione teorica. Io non sono così masochista da ascoltare i dibattiti televisivi su questo tema o su qualunque altro tema, ma è ovvio che in una condizione di crisi cresce la pressione per un disciplinamento del linguaggio. Di fronte ad uno stato eccezionale, di fronte a una minaccia eccezionale, di fronte a un'urgenza eccezionale, non c'è tempo di sollevare troppi problemi. È il caso di prendere le definizioni così come sono poste.
per esempio in un contesto come quello di oggi, come era anche il contesto del dopo 11 settembre, nel dibattito pubblico non c'è tempo per discutere di che cosa significhi veramente terrorismo, per discutere di che cosa è stato, non di che cosa è il terrorismo, di chi è impiegato nella storia il terrorismo, se sia vero per esempio che il terrorismo sia l'arma dei deboli, oppure se non sia vero che il terrorismo è stata spesso l'arma dei forti. Credo che nessuno di voi, siamo in università, possa stupirsi a ricordare che il peggiore e anche il più perfetto atto terroristico della storia è stato il bombardamento di Hiroshima. Non c'è niente di più perfetto dal punto di vista della logica terroristica della bomba su Hiroshima. E che ci dice un'infinità di cose di che sulla natura del terrorismo. Tanto per cominciare che non è affatto vero che il terrorismo sia associato al fanatismo, che non è affatto vero che il terrorismo sia associato a un discorso religioso e che non è affatto vero che il terrorismo sia una prerogativa degli attori non statuali e non è affatto vero che il terrorismo sia un'arma di disperazione. Nella storia del Novecento il terrorismo è stato impiegato da tutti, ma gli attori che hanno usato con più frequenza il terrorismo sono stati gli stati, in particolare gli stati forti, e non in condizioni di disperazione ma per vincere più in fretta. E poi per ultimo la cosa più importante della crisi. La crisi ha un rapporto essenziale con la decisione. L'espressione tempo critico e l'espressione tempo decisivo sono sostanzialmente sinonime. In crisi si decide. Anzi, quello che fa della crisi un tornante dal punto di vista politico, dal punto di vista giuridico, è il fatto che nel nostro modo di concepire la crisi, per esempio il modo degli ultimi secoli di pensiero europeo sul diritto e sulla politica, la crisi ha questo esito. E la crisi sfocia in una decisione, e sfocia in una decisione dirimente, cioè una decisione che divide in senso letterale, nel senso etimologico della parola. Con la crisi si arriva a una decisione che sceglie una cosa e rinuncia una volta per sempre all'altro. E questa decisione è una decisione che chiama in causa le cose fondamentali che sono state chiamate in causa dalla crisi: vita o morte, pace o guerra, sovranità o perdita della sovranità. E questo significa che è quello che fa della crisi un passaggio fondamentale dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista di chi vuole comprendere l'ordinamento politico e giuridico. È proprio questo sfociare nella decisione. E la decisione è centrale anche nella riflessione politica e giuridica degli ultimi secoli. E che cosa ci dice la decisione? Cioè che cosa ci dice la crisi intanto in quanto sfocia in una decisione, in quanto dovrebbe sfociare in una decisione? Ma tanto per cominciare ci dice la cosa che dal punto di vista della ricostruzione di chi comanda è la più importante di tutte. E quando noi vediamo una decisione, noi prima di tutto ci dobbiamo porre il problema di chi ha deciso. La crisi sfociando in una decisione ci dice quello che in tempi normali possiamo anche non vedere, e cioè chi politicamente decide. E questo, come credo che qualcuno di voi sappia, è anche la definizione lapidaria e apparentemente paradossale, ma solo apparentemente paradossale, che Carl Schmitt dà della sovranità. E quando Carl Schmitt, giurista, si trova a definire che cosa è la sovranità,
Carlo Schmitt risponde: sovrano è chi decide dello stato di eccezione. Non nello stato di eccezione, ma dello stato di eccezione. Cioè, sovrano è chi decide che c'è uno stato di eccezione, che è il momento di uscire dalle condizioni di normalità per entrare in una condizione eccezionale. Allora, da questo lato, la crisi dovrebbe essere rivelatrice della cosa più importante per chi guarda politicamente la realtà. Cioè, la crisi ci consente di ristabilire una gerarchia di potere e di diritti, ci consente di uscire dalla retorica delle governance multilivello. Perché quando parliamo di governance multilivello c'è sempre un livello più importante degli altri. La crisi ci dice qual è. Chi decide? Perché chi decide in questo momento pesa infinitamente più di tutti gli altri. In condizioni normali potrà tornare il gioco ipocrita delle governance multilivello. Ma in crisi noi scopriamo che le governance multilivello sono una pura e semplice velatura ideologica. E dandoci una decisione, la crisi in secondo luogo ci rivela qual è la natura di quella decisione. Perché non basta dire che qualcuno decide. La seconda domanda fondamentale è: come decide? Qual è la qualità della sua decisione? Su che cosa decide di decidere? E poi, per ultimo, tema fondamentale, anche questo non soltanto nella riflessione politica, ma anche nella pratica politica. E dal momento che la crisi sfocia in una decisione impegnativa, una decisione che chiama in causa tutte le cose più importanti, questa decisione non può essere presa senza essere sostenuta da qualche criterio di legittimità. Chi decide, nel momento in cui esprime proprio quella decisione, è in qualche modo impegnato a legittimare la sua decisione, cioè a dire in nome di quali principi, in nome di quali norme fondamentali, in nome di quale credenze io ho il diritto di decidere e io ho il diritto di produrre proprio questa decisione e non altra. Allora, questa è la ragione per la quale la decisione e la crisi, quindi, sono state concepite a lungo come una cartina di tornasole per comprendere struttura e qualità degli ordinamenti. Se non che questa è anche la ragione per la quale la nostra condizione di crisi permanente si rivela in realtà molto più imprendibile. E direi che la nostra crisi permanente si rivela prima di tutto come una crisi sterile. È sterile nel senso che non sa generare decisioni. È una crisi che si autoriproduce perché nel suo autoriprodursi non ci lascia niente. Se non questo prolungamento all'infinito delle eccezioni. Se non questa pressione continua, non soltanto sul funzionamento normale delle cose, ma anche, per tornare a noi, sul funzionamento normale del dibattito intellettuale. Perché che cosa abbiamo visto negli ultimi 3, 4, 5, 6 anni? Ma tanto per cominciare, abbiamo visto la cosa che sta mettendo drammaticamente in crisi la rappresentanza democratica. Spero che nessuno di voi creda che la rappresentanza democratica sia messa in crisi dai populismi,
I populismi sono una risposta. Maturo o immatura non mi interessa, ma quello che è certo è che in questo momento la rappresentanza democratica sta vivendo una crisi colossale, e la crisi colossale nasce prima di tutto da questo. Perché le crisi, o la crisi permanente degli ultimi 10 anni, ci ha rivelato quello che in realtà sapevamo già, e cioè che noi non siamo più in grado di individuare la figura del decisore. Chi decide? Chi è il soggetto sul quale vogliamo o dobbiamo rivalerci nel caso in cui le decisioni non ci piacciono? E che cosa è accaduto di fronte a tutte le crisi degli ultimi 6 o 7 anni? E che cosa abbiamo sentito dai governi nazionali o dalle istituzioni europee e negli ultimi 6 o 7 anni? Ciascun decisore ha detto fondamentalmente: io non ho il potere di decidere. La mia decisione in realtà non è una mia decisione. E la mia decisione è la trascrizione di una serie di vincoli che ricevo dall'esterno. I governi nazionali si sono legittimati così. Noi non siamo in condizione di decidere. Dobbiamo rispettare i vincoli europei. La nostra decisione è nostra soltanto dal punto di vista formale. Adesso non puoi stupirsi se i cittadini non vanno a votare. E lo stesso vale in realtà anche per tutti gli altri decisori. Questa è la qualità della decisione tecnica. Il tecnico non dice mai: io ho deciso in questo modo perché questo è quello che voglio. Il tecnico dice: io ho deciso in questo modo perché questo è ciò che mi impone la realtà. Non ho alcun margine. La mia decisione è in realtà l'opposto di una decisione. La mia decisione è una trascrizione di necessità oggettive. E lo stesso vale per la decisione come tale. E noi abbiamo avuto una serie di risposte alle crisi che si sono raramente presentati come decisioni e che in realtà non sono mai riusciti a sospendere lo stato di crisi. E la decisione critica, cioè la decisione che subentra come esito di una crisi, dovrebbe come prima cosa riportarci alla condizione normale. Il tempo stringe, il decisore finalmente emerge, potremmo dire che supera tutti i veli delle condizioni normali. La decisione che viene presa dal decisore ci restituisce la normalità. Ecco, le decisioni degli ultimi 3, 4, 5, 6, 7 anni non ci hanno restituito ad alcuna normalità. Ogni decisione critica si è aperta su un'altra crisi. E non deve stupire se a questa mancanza di decisori e a questa mancanza di decisioni abbia corrisposto anche una mancanza, direi quasi spettrale, di criteri di legittimità. Oggi noi viviamo in un assoluto vuoto di legittimità. E non esistono principi condivisi di legittimità, per esempio, oggi, nella convivenza internazionale. E questa è una delle ragioni, non guardate soltanto le questioni di interesse, io sono un realista, e mai e poi mai pretenderei di parlare di politica senza pormi le domande che ciascuno che si occupa di politica si deve porci, cioè come è distribuito il potere e quali sono gli interessi dei soggetti che si muovono nell'arena. Ma questa non è l'unica domanda che mi pongo, perché la politica è fatta anche e come di scontri di legittimità.
E la convivenza internazionale di oggi è, tra le altre cose, attraversata da fratture di legittimità. Pensate a quello che sta avvenendo in Siria. Pensate a quello che era avvenuto e continua ad avvenire in Ucraina. E pensate ancora prima a quello che era avvenuto in Libia nel 2011. Allora, ci sono dei principi fondamentali di sovranità, per esempio l'equilibrio tra il tradizionale principio di sovranità e i principi di ingerenza, di qualunque tipo essi siano. Ecco, ci sono alcuni nodi fondamentali della legittimità internazionale che oggi appaiono totalmente lacerati. Ecco, per tutte queste ragioni, io ritengo che la crisi sia diventata e sia destinata a restare una dimensione fondamentale dell'ordine politico sia interno che internazionale. E dato che mi occupo di relazioni internazionali, su questa seconda dimensione aggiungerò qualche cosa. Non vorrei prendermi tutto il tempo che ho a disposizione, perché sono molto più interessato alle vostre domande che a quello che dico io. Ma alcune riflessioni conclusive sul rapporto tra crisi e ordine internazionale credo che siano in qualche modo dovute. Allora, tanto per cominciare, per quale ragione noi possiamo parlare oggi della crisi come di una dimensione essenziale della vita internazionale contemporanea? Cominciamo dallo sgombrare il campo dalle confusioni. Il nostro contesto internazionale non è un contesto eccezionalmente critico quanto a numero e pericolosità delle crisi. E se noi guardiamo la storia, per non andare troppo lontano, ma degli ultimi decenni, noi non abbiamo alcuna fatica a riconoscere che anche in contesti internazionali diversi dal nostro, cioè diversi da quelli degli ultimi 10 anni, l'ordinamento politico e giuridico internazionale è stato investito da crisi per niente meno gravi e per niente meno numerose di oggi. Se voi guardate un libro di storia delle relazioni internazionali, ma anche un libro di storia contemporanea, e per esempio vi mettete a enumerare le crisi internazionali che si succedono tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 1960, beh, dopo quella lettura voi avrete la sensazione di vivere in un contesto internazionale straordinariamente ordinario, straordinariamente semplice e molto, ma molto meno pericoloso di quello del 1950. Noi rischiamo qualche attentato terroristico. Gli europei del 1960 temevano un'invasione sovietica, che non era precisamente la stessa cosa. Noi temiamo la cosiddetta guerra globale al terrore, che non è globale. Gli europei, non soltanto gli europei del 1960, temevano l'eventualità di uno scontro nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Anche nel terzo mondo, se vogliamo ancora usare questa espressione, le crisi anche militari terribilmente violente dell'epoca della decolonizzazione non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che viviamo oggi, per quanto gravissime e terribili esse siano. E per la verità lo stesso vale anche degli anni 90, cioè del momento in cui la guerra fredda finisce. Gli anni 90 sono un decennio di euforia, un decennio nel quale viene celebrata la fine della storia, e viene celebrata davvero, non soltanto da Francis Fukuyama, come qualcuno dice. Quasi tutti i commentatori, gli intellettuali, i giornalisti europei scrivevano in quel decennio come se i conflitti fondamentali fossero sostanzialmente finiti e quello che restava fosse una specie di coda anacronistica di un mondo destinato a scomparire. Bene, persino in quel decennio noi abbiamo avuto una successione di crisi che, a guardar bene, non sono tanto meno gravi o tanto meno numerose di oggi, anzi tutto l'opposto. La guerra civile in Jugoslavia non era tanto meglio di quella siriana.
la successione di crisi anche molto violente sulle rovine dell'Unione Sovietica, non era affatto tanto meglio di quello che sta avvenendo in Ucraina. Negli anni 90 abbiamo la guerra del Golfo del 1991, abbiamo una serie di rivolte palestinesi nei territori, abbiamo, a proposito di terrorismo, l'embargo contro l'Iraq, un embargo legittimato con una perfetta logica terroristica. Se Saddam Hussein non fa quello che vogliamo, noi gli colpiamo la popolazione, decine di migliaia di morti, senza alcuna discriminazione tra l'altro e ovviamente tra combattenti e non combattenti. Quando si pensa al terrorismo, ricordiamo tutto il terrorismo. Quindi in termini di numerosità e di pericolosità, le crisi che viviamo oggi non sono peggiori di quelle del passato. E non sono sufficienti a farci dire che il nostro è un contesto eccezionalmente critico. Seconda confusione che dobbiamo evitare, ma che è ancora più facile evitare. Le crisi degli ultimi 15 anni e anche le crisi di questi mesi hanno pochissimo in comune tra loro. Noi non possiamo parlare di un'unica crisi, così come non ha senso parlare naturalmente di una terza o quarta o quale che sia il numero che preferite guerra mondiale. Non c'è nessuna guerra mondiale. La crisi che avviene in Ucraina non ha quasi niente da qualche settimana alla presenza della Russia, ma è in modo totalmente diverso. Non ha quasi niente in comune con la crisi che avviene in Libia, o con la crisi che avviene in Siria e in Iraq, o con la crisi per adesso soltanto diplomatica, e sperabilmente anche nei prossimi anni solo diplomatica, che avviene in Asia orientale tra la Cina che cresce e i paesi che temono la crescita della Cina. Tutte queste crisi hanno protagonisti diversi, hanno posti in gioco diversi, vengono combattute con linguaggi diversi. Allora, per quale ragione noi abbiamo questa sensazione che nonostante questo c'è qualche cosa che tiene insieme queste crisi e che ci fa dire che il nostro sia un contesto eccezionalmente critico? Ma io credo che ci sia in realtà una ragione. Quello che tiene insieme queste crisi è quello che ci consente di percepire il nostro contesto internazionale come più disordinato, più critico di quello degli anni 90, è il fatto che tutte queste crisi hanno in comune il fatto di essere fuori controllo. Questa è la novità rispetto alle crisi degli anni 50 e rispetto alle crisi degli anni 90. E negli anni 50 e negli anni 90 esistevano strumenti diversi, istituzionali, politici, anche cognitivi, di prevenzione e gestione delle crisi. Noi oggi siamo pienamente consapevoli, ed è bene che siamo consapevoli, che i nostri strumenti di prevenzione e gestione delle crisi sono totalmente saltati. È questo che rende sterili le nostre crisi, le rende incapaci di decisione. Perché noi, tanto per cominciare, non ci capiamo niente. Cerchiamo dei grotteschi passepartout. Pensate a come la crisi siriana, nella sua incomprensibilità, nella sua illeggibilità, sia stata tradotta in una semplicissima lotta globale contro l'ISIS. È una colossale farsa cognitiva. Cancellate pure l'ISIS. La crisi siriana resta esattamente quella che è stata. In un delirio di coerenza si comincia a dire: ma i migranti stanno scappando dall'ISIS, ma dove mai? La gente scappa dalla Siria per la ragione per la quale da che mondo è mondo si scappa dai luoghi in cui si combattono le guerre civili. Non interessa per niente sapere da chi siete ammazzati. La guerra civile, come è stato scritto da un interprete francese dell'epoca della guerra di Algeria,
La guerra civile è un paesaggio di tradimento. Il che significa che nella guerra civile ciascuno, come nello stato di natura di Hobbes, può legittimamente temere di essere ucciso in qualunque momento da chiunque. Questa è la ragione per la quale si scappa. Allora che cosa rivela questa sterilità? E io a questo punto correrò alle conclusioni, anche se in realtà avrei avuto qualche cosa in più da dire. Allora, tanto per cominciare, ci rivela che almeno nella vita internazionale, fermiamoci per adesso su questo, su questa dimensione, noi il decisore, cioè il soggetto in grado di dirimere la crisi, non ce l'abbiamo più. Questa è la grande novità rispetto agli anni 90. Se noi pensiamo al mondo degli anni 90, se voi andate a rileggere per esempio i documenti di quel decennio euforico, i documenti delle Nazioni Unite, i documenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, un decennio nel quale le Nazioni Unite e gli Stati Uniti parlavano la stessa linguaggio, credo che sia stato un decennio più noioso della storia umana. Ecco, se voi andate a rileggere quei documenti, voi avete il quadro di una architettura di prevenzione e gestione delle crisi che veniva pensata e che per certi versi è stata un'architettura molto efficacemente funzionante, un'architettura fatta alla propria base da una rete di istituzioni internazionali, universali e regionali, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la NATO. Quindi la prevenzione e la gestione delle crisi sono diventate nel corso degli anni 90 la ragion d'essere di tutte le principali istituzioni internazionali di sicurezza. E subito al di sopra di questa base istituzionale c'era una sorta di camera alta della comunità internazionale, e cioè il gruppo più ristretto dei paesi democratico-liberali, gli Stati Uniti, il Canada, i paesi europei, e che si autonominarono e per alcuni anni operarono come una sorta di supplenti della comunità internazionale in tutti i casi nei quali la comunità internazionale non riusciva a esprimere una decisione collettiva. Il caso della guerra in Kosovo. Il Consiglio di Sicurezza non riesce a dare una risoluzione e la NATO si sostituisce al Consiglio di Sicurezza e parla in nome della comunità internazionale. E poi naturalmente quello che contava di più, il decisore dei decisori, cioè il soggetto che parlava in nome e per conto della comunità internazionale negli anni 90, era, come naturale che sia, sarebbe una chiacchiera moralistica stupidissima politicamente stupirsi di questo, era naturalmente il paese che aveva appena vinto la guerra fredda, cioè gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano egemone in senso proprio della comunità internazionale, egemone nel senso di guida della comunità internazionale e guida in tutte e due le dimensioni fondamentali della politica internazionale, cioè la pace e la guerra. Gli Stati Uniti portavano alla pace gli accordi di Camp David tra palestinesi e israeliani, e gli accordi di Dayton alla fine della guerra jugoslava, e gli Stati Uniti guidavano in guerra. Gli Stati Uniti comandano la comunità internazionale nella guerra del Golfo del 1991, nell'intervento in Bosnia nel 1995, nella guerra in Kosovo del 1999, questo era il ruolo. Se noi guardiamo a quello che avviene oggi, e cioè di che cosa è rimasto di questa grande struttura decisionale, non è rimasto praticamente nulla. Le istituzioni internazionali sono tutte in crisi, nessuna esclusa. E la comunità più ristretta delle democrazie liberali ha compreso di non poter gestire in toto l'ordine internazionale. Questo, per esempio, è quello che dobbiamo leggere in ciò che sta avvenendo in Siria. Che in ciò che sta avvenendo in Siria i paesi democratici e liberali, cioè gli Stati Uniti e i paesi europei, stanno sostanzialmente riconoscendo quello che era molto facile intuire qualche decennio fa,
e cioè che non è possibile gestire efficacemente l'ordine internazionale escludendo i paesi che contano. E se questi paesi che contano, per nostra sfortuna, non sono simili a noi, beh, ce ne dobbiamo fare ragione, ma anche quei paesi devono essere coinvolti. E allora non è possibile oggi gestire l'ordine internazionale economico senza la Cina. E non è possibile escludere la Russia da una soluzione negoziata della crisi in Ucraina o della crisi in Siria. E non è possibile escludere l'Iran, e questa è la ragione del riaggancio dell'Iran da parte dell'amministrazione Obama. Se noi vogliamo rimettere in piedi il Medio Oriente, non possiamo tenere fuori l'Iran da questo gioco negoziale. E poi la cosa più sorprendente di tutte è quella che costituisce davvero la novità degli ultimi 10 anni: gli Stati Uniti vivono una totale paralisi. Cioè, il paese che avrebbe dovuto guidare la comunità internazionale, che per molti anni ha guidato la comunità internazionale, non è più in grado di farlo. Perché ha sbagliato tantissimo, e perché dopo aver sbagliato tantissimo ha perso totalmente la propria fiducia. Quello che io credo che connoti la politica estera di Barack Obama è proprio questa colossale e sorprendente sfiducia. Questo è anche il senso di quello di cui credo che spesso voi sentiate parlare, cioè del declino americano. Io non credo affatto che sia avvenuto un declino americano sul terreno della distribuzione del potere. Gli Stati Uniti restano ancora di gran lunga la potenza più forte nell'attuale contesto internazionale. Allora, non è declinato il potere, ma sono declinate due cose che sono tanto importanti quanto il potere. È declinata la disponibilità americana ad usare questo potere, ed è declinata la fiducia americana nella propria capacità di farlo. Insieme al decisore sono venute meno, o sono entrate a propria volta in uno stato di crisi, anche gli altri due tasselli di questo rapporto tra crisi e decisione. Tanto per cominciare, la qualità delle decisioni. Negli anni 90, gli anni in cui le crisi avvenivano, ma venivano gestite, negli anni 90 esisteva una sorta di catalogo di che cosa avrebbe dovuto significare una buona decisione. In altre parole, i paesi che guidavano non si limitavano a guidare, ma avevano anche un'idea di verso dove guidare. Questo era il senso di quella che può essere definita come la religione civile di quel decennio, cioè la retorica della transizione al mercato e alla democrazia. La transizione al mercato e alla democrazia offriva una chiara direzione. Noi abbiamo la capacità di decidere e noi sappiamo verso che cosa portare la comunità internazionale. Questo è l'obiettivo. Noi riteniamo, questa era l'idea degli anni 90, che la transizione al mercato e alla democrazia non migliorerà semplicemente i singoli paesi, ma migliorerà il quadro internazionale nel suo complesso. Ecco, anche questo è andato totalmente smarrito. Oggi i decisori decidono in un contesto nel quale questa bussola, questo obiettivo, questa direzione chiara è andata totalmente smarrita. E pensate a quanto è diversa la politica americana ed europea in Medio Oriente oggi rispetto alla politica americana ed europea del 2003-2004. Quando George Bush nel 2003 decide la sciagurata invasione dell'Iraq, non lo fa come un puro e semplice atto di militarismo. Qualche mese dopo l'offensiva in Iraq, George Bush e l'amministrazione di George Bush portano al G8 un documento che è una specie di monumento di come veniva
allora concepito l'ordine internazionale sia a livello universale sia a livello regionale. E quel documento spiegava sostanzialmente le ragioni per le quali gli Stati Uniti erano andati in Iraq. E quel documento era un documento visionario, in tutti i sensi. E cioè era l'immagine di un Medio Oriente totalmente nuovo, informato ai criteri o ai principi che sono propri della cultura politica euroamericana, cioè prima di tutto il principio della democrazia. Se voi oggi guardate le politiche europee e americane nei confronti del Medio Oriente, ma di questo riferimento non c'è praticamente più nulla. E che cosa andiamo perseguendo oggi in Medio Oriente? Senza oltretutto troppe possibilità, noi stiamo perseguendo il più realistico, il più opaco dal punto di vista dei principi politico, dei principi politici e degli obiettivi, e cioè noi stiamo perseguendo, come è normale, inevitabile che sia in una situazione come questa, l'obiettivo della sicurezza. E vorrei dire a tutti i costi. Questa è la ragione per la quale i paesi europei e gli Stati Uniti, sebbene con livelli diversi di ipocrisia, stanno sostenendo il regime militare egiziano. Questa è la ragione per la quale credo che nessuno di voi possa credere alla favola secondo la quale noi andremo a cercare o a perseguire una Siria democratica. No, noi stiamo cercando un regime autoritario amico in Siria. Il nostro obiettivo realistico è un generale amico. Allora, il livello, il grado di ambiziosità della nostra nozione di ordine internazionale è totalmente collassato. E per ultimo, e qui concludo davvero, quale che sia la decisione, quali che siano le decisioni, queste decisioni oggi si aggirano, come dicevo prima, in un assoluto vuoto di legittimità. Noi non siamo più in grado di istituire un rapporto solido tra la decisione politica e quale che sia principio di legittimità politico e giuridico. Le nostre decisioni sono deboli su questo terreno. E sono deboli su questo terreno perché non gli attori più importanti e attori marginali, ma gli attori più importanti tra di loro non concordano più su quali siano i criteri fondamentali della legittimità internazionale. Io qui vi fermo, grazie.